parlare di Rocella con il tecnico Amaranto Bruno. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera. Ed allora mister, che dire, è stata una partita ordinata la vostra, quella di oggi, con anche qualche buona occasione, poi però il bianco è riuscito a fare pendere come dire, la bilancia dalla sua parte, poi l'espulsione, insomma la squadra è un po' uscita dal campo. Sì, sì, una partita molto ordinata, due squadre che sono affrontate a viso aperto, tranquilli, cioè, però comunque come al solito l'arbitro, non so perché, c'è qualche progetto contro Rocella, non lo so. In quale episodio, diciamo, particolarmente l'ha dato fastidio? Espulsione sul mio attaccante, sul Lupo, non data. Qualcuno ha minacciato l'arbitro, non lo so, però comunque l'arbitro ha avuto paura, non lo so cosa sta succedendo contro Rocella. Quindi sostanzialmente, diciamo, c'è gol in fuorigioco che non è fuorigioco non esistente, cioè gol di testa di Acuña che non era in fuorigioco, poi non lo so, poi io mi faccio le mie fantasie. Diciamo, insomma, lei ha visto qualcosa che non andava nella direzione di gara, ecco, questo è... Ma non è solo non è da adesso. Io ho preso la squadra in mano da Rosarno e comunque non so perché la classe arbitrale ce l'ha con questo Rocella, non so il perché. Mister, al netto di questo, come si riparte dopo questa sconfitta? Si lavora. L'unica cosa è lavorare, lavorare e sapere che noi dobbiamo lottare contro 14 persone in campo, non più contro 11 ma contro 14. Va bene, e allora mister, che dire, in bocca al lupo per quello che sarà il futuro e a sentirci alla prossima. La ringrazio. Grazie.